Scusate. Allora, benvenuti colleghe e colleghi. Mi ero dimenticato il microfono. Allora, come sapete, questo è l'ultimo appuntamento con la formazione di Cogito Ergovet prima della pausa estiva. Io vi dico che a noi dello staff mancherete tantissimo, però penso che voi siate anche un pochino stanchi e magari è un po abbastanza meritata la pausa che faremo. Noi continueremo a lavorare dietro le quinte perché eh, c'è molto da lavorare per la programmazione annuale, autunnale. Quindi continuate a seguirci sui social, visitate di tanto in tanto il sito web e vedrete che verranno fuori tante, tante nuove proposte. Ora passiamo all'argomento di oggi. Io sono un medico generalista, un umilissimo medico generalista e quindi ho un sacro rispetto delle estrazioni dentali, anzi quasi il terrore, e quindi mi fa molto piacere imparare un po' di cose nuove dal nostro bravissimo relatore di oggi. Io lo invito a accendere la telecamera e il microfono. Francesco Paisano, Francesco, puoi accendere la telecamera e il microfono e benvenuto. Buonasera a tutti. Ciao. Allora, io vorrei leggere velocissimamente due righe del tuo curriculum, che ha un curriculum lungo, ma dal momento sì, che... Scu scusami volta... se interrompo, ma ho facoltà di salutare un vecchio amico che non vedo da un sacco di tempo? non era prevista questa cosa e eh, pensavo che arrivassi dopo io fra come stai per, per te Cristiano come scusa ho accettato solo per vederti ecco allora me ne vado così chiudiamo qui evitiamo di far ah, sì. soffrire sotto il soleone i colleghi che Buona adesso dovranno, dovranno anche assistere a qualcosa di molto splatter perché se tanto mi dà tanto conoscendoti stasera <ride> oggi ci farei accapponare la pelle è vero? C è l'obiettivo vai forza ci vediamo dopo sì. Beh, l'argomento è di quelli che fanno tremare i polsi. Allora, tu hai il titolo di General Practitioner Certificate in Small Animal Dentistry e Oral Surgery e ti occupi esclusivamente di odontostomatologia e di chirurgia degli animali esotici. Prima sei stato responsabile di queste aree nel, alla Clinica Veterinaria Borghesiana di Roma e adesso ti sei spostato in quel di Toscana. Quindi collabori con il Vet Hospital e le cliniche del cluster fiorentino di Vet Partners Italia. E sei docente al corso pratico di odontostomatologia di Unisvet. Io eh, sono <ride> colpitissima dalla, dal tuo curriculum, eh, però effettivamente ci sei stato molto raccomandato anche... Mandiamolo eh, via, eh. mandiamolo via! <ride> no, non è vero, adesso fa così... Ma veramente, siamo veramente veramente contenti di averti qui con noi. Allora, tu comincia a, a preparare la presentazione. Io intanto vorrei in, eh, invitare Caterina Trisoglio, Product Manager Pet Care di Virbac, per un saluto, eh? perché vogliamo ringraziare Virbac, perché è grazie a voi che possiamo mandare in onda questa meraviglia. Grazie Linda, grazie a tutti e benvenuti a questo webinar che abbiamo avuto la possibilità di organizzare con il dottor Paisano, che, che ringrazio che ho già visto alle lezioni del corso Unisvet, e ringrazio anche Appunto Accogito e Govet per l'organizzazione. Posso fare una, una piccola frase per presentare quel lavoro che faccio anch'io in Birbac? fra le varie categorie di prodotti di cui mi occupo c'è cioè quella dei prodotti per l'igiene dentale e Virbac si occupa infatti da oltre 30 anni di salute dentale con continui investimenti in ricerca e sviluppo e cerchiamo sempre di trovare delle soluzioni innovative, efficaci, con degli studi a supporto e soprattutto facili da utilizzare o somministrare sia per i veterinari ma poi anche per i proprietari. Sono tutti prodotti per la cura domestica e dentale, che oggi non vedremo però sicuramente vedremo la parte di, che c'è poi in clinica che viene fatta da, da voi veterinari eh, su cani gatti vari ed eventuali perché so che c'è anche, eh, anche una passione poi per altri tipi di animali. Quindi lascio a voi la parola e grazie ancora per, per questo webinar. Grazie, grazie Caterina. Allora, Francesco, se vuoi cominciare a condividere lo schermo. Vediamo se riusciamo. Ok, ritaglio perfetto, va benissimo. Io mi silenzio e lascio a te la parola. E buona visione a tutti. Allora, buonasera a tutti. Eh, ringrazio ovviamente tantissimo Virbac per avermi invitato a presentare questo, questo webinar. E ovviamente eh, voglio ringraziare la bellissima piattaforma di Cogito Argovet, perché è veramente una risorsa eccezionale per noi veterinari. Allora, perché eh, ho preparato questa presentazione sulle estrazioni dentali? L'odontostomatologia è composta da numerose discipline, eh, si articola tra l'ortodonzia, l'endodonzia, la chirurgia oncologica, la traumatologia, ma eh, dobbiamo sapere che l'80% del lavoro di un odontoiatra, un dentista veterinario, riguarda i ehm, me le estrazioni dentali. Quindi eh, in quest'oretta voglio introdurvi le situazioni cliniche dove sono indicate le estrazioni dentali e poi vedremo quali sono le tecniche di estrazione Fino ad arrivare finalmente all'argomento diciamo, della, della presentazione, che è la piezochirurgia, con alcuni casi clinici dove l'ho utilizzata. I contenuti di questa presentazione vengono da diversi articoli, ma anche da questi testi, che a mio avviso sono imprescindibili per chi si occupa di odontostomatologia. Allora, eh, la prima indicazione, e non potevamo che cominciare con lei, è con la regina di tutte le patologie del caporale, eh, la parodontite. Eh, inoltre è eh, la malattia in realtà più diffusa proprio nella, nei nostri eh, pazienti. Eh, sappiamo tutti che si tratta di un'alterazione infiammatoria del parodonto, quindi delle strutture che sostengono il dente, gengiva, legamento parodontale osso alveolare a causa multifattoriale, ma principalmente provocata dall'interazione che avviene tra la placca e il sistema immunitario. E questo si traduce in che cosa? In la, nella distruzione del parodonto. È presente una relazione. Eh, diciamo in prevalenza e gravità inversamente proporzionale alla taglia del cane. Eh? Questo è stato diciamo accurato. Infatti se guardate questa tabella di una review recente che vi consiglio di, di leggere razze molto piccole come lo Yorkshire Terrier eh, presenta segni di parodontite a solo otto mesi di età. Ma dobbiamo fare attenzione in realtà perché anche razze di grossa taglia come i Labrador manifestano primi segni di parodontite a meno di due anni di vita. Questo per ribadire che Potenzialmente in qualsiasi visita clinica, l'ispezione del cavorale non dovrebbe mancare. La parodontite è classificata, come ben sappiamo, dall'American College of Veterinary Dentistry in quattro stadi, in base a che cosa? alla percentuale di perdita d'osso alveolare rispetto alla lunghezza della radice dentale. Lo stadio 1 è l'unico reversibile. Lo stadio 4 si traduce sempre, ovviamente, in estrazione. Per quanto riguarda gli stadi intermedi, Può dipendere, diciamo, la scelta eh, di eh, esitare in, una, in un trattamento di estrazione. Questo, per esempio, è un, un video appunto di un paziente eh, con uno Stadio 4 in, a carico di tutti gli elementi dentali mascellari. Eh, vi consiglio di visitare la pagina Instagram di questo collega danese che eh, prepara dei contenuti estremamente interessanti. Si chiama Dr. Morten Vet Dentist. Allora, abbiamo detto che la parodontite si traduce in lisi ossea. Eh, ci sono tendenzialmente viene classificata la lisi ossea in due modi: eh, orizzontale, ovvero dove viene, eh, a, si abbassa il margine alveolare uniformemente lungo le arcate mandibolari o mascellari ed è solitamente molto ovvia anche alla visita clinica. Oppure la lisi ossea verticale, che eh, purtroppo senza un esame strumentale con sonda parodontale o un esame radiografico entrorale. Non è di facile diagnosi. Come vedete in questo video, in realtà eh, questi denti non sono sporchi di tartaro. Questo solo per ribadire che la presenza del tartaro in realtà non è un sinonimo di gravità della parodontite. Poi passiamo ad, ad altri tipi di, eh, diciamo, di indicazioni dell'estrazione. Prima, diciamo, un'altra molto comune, per esempio, è la necrosi pulpare, che si può verificare in tre diverse occasioni. La più ovvia è la frattura dentale complicata. Cosa, si, cosa avviene? Avviene una comunicazione tra la camera pulpare, che è un ambiente sterile, e la cavità orale, che invece è piena di batteri. Eh, Questi riescono a entrare all'interno all della, della camera pulpare e determinano la morte de della stessa. E solitamente esitano in lesioni perapicali, come ascessi, granulomi, e conseguenti tragitti fistolosi. L'esempio più comune è sicuramente la frattura del quarto premolare mascellare con conseguente ascesso mascellare suborbitale che praticamente tutti abbiamo visto nella pratica clinica. Ma eh, questo articolo scritto diciamo, sotto in basso ha dimostrato in realtà che ben il 25%, quindi 1 su 4, delle fratture non complicate presenta già lesioni eh, periapicabili visibili radiograficamente. Questo perché lo smalto, in realtà, è l'unico strato del, den del dente realmente impermeabile. La dentina in realtà è porosa eh, perché presenta i tubuli dentinali, quindi i batteri possono guadagnare in realtà l'accesso alla camera pulpare. Ehm, questo caso, in particolare, era un ASCII con numerose fratture complicate, tutte presentavano ascessi perapicali. Quindi, in realtà, qualsiasi frattura dentale dovrebbe essere trattata ovviamente in maniera diversa, estrazione, terapia canalare o anche restauro. Poi abbiamo eh, la presenza di necrosi anche con il dente intatto. Eh, nel caso di traumi da concussione, da concussione. spesso si sì, manifestano con pigmentazioni intrinseche della dentina. Hanno dimostrato che il 90% dei denti con distromia, come questo della foto a destra, ehm, in realtà presenta... La, la polpa in, in stato di necrosi eh, e quindi ehm, presenta ascessi o granulomi apicali. Ehm, esistono inoltre numerose patologie anche eh, dello sviluppo, ehm, per esempio queste le, delle radiografie a sinistra, dove ehm, vi è una soluzione di continuo in realtà tra la camera pulpare e l'esterno e quindi anche queste esitano in necrosi pulpare. Scusate. Tra il caldo e l'agitazione mi si secca un po' la gola, scusate. Altro motivo, diciamo, di estrazione che eh, troviamo molto frequentemente nella pratica clinica sono le lesioni da rassorbimento dontoclastico. Quelle del gatto sono sicuramente le più note, meno famose quelle del cane, ma anche queste molto frequenti. Eh, cosa avviene? È un fenomeno che eh, provoca la distruzione della struttura del dente. Può essere di origine infiammatoria nelle lesioni di tipo 1 o di origine idiopatica per quelle di tipo 2 o di sostituzione. Eh, quando è che è necessario l'estrazione? È necessaria in quelle ehm, di tipo 1 e quando la lesione, esterna, eh, la lesione è esterna al margine alveolare. Eh? Queste sono lesioni molto molto dolorose. Poi abbiamo quel gruppo di patologie infiammatorie con alla base una grave alterazione del sistema immunitario. Le quali esitano in lesioni ulcerose estremamente dolorose, quindi con una conseguenze gravissime sulla qualità di vita dei pazienti. La più famosa è sicuramente la gengivostomatite cronica felina. L'eziologia non è nota, ma sembra appurato che più stimoli antigenici cronici, per esempio il virus, la placca batterica e altri, favoriscono questa risposta immunitaria aberrante. A tutt'oggi purtroppo l'unica terapia accettata è l'estrazione di tutti gli elementi dentali o diciamo parziale eh, dei denti aborali ai canini con un esito di eh, completa guarigione nel 70% dei casi mentre nel restante 30% sono comunque necessarie terapie antidolorifiche o immunosoppressive. Meno conosciuta ma altrettanto importante è la stomatite ulcerosa cronica del cane. Si differenzia da quella felina per il meccanismo di azione ma la sintomatologia può essere altrettanto devastante per il paziente. Cosa avviene? La mucosa orale, quando entra a contatto con la superficie del dente ricoperta da placca, si ulcera. C'è sicuramente una predisposizione di razza, per esempio Cavalier King e Cocker Spaniel. In questo tipo di stomatite, invece, le estrazioni sono sempre risolutive. Però, nei rari casi dove i denti non sono parodontopatici, Esistono in realtà dei protocolli terapeutici a base di metronidazola e ciclosporina. Altra presentazione che troviamo soprattutto nelle razze toy, eh, che vanno tanto in voga, eh, ma anche diciamo in, in razze di, di media e grossa taglia e anche nel gatto, sono i denti decidi persistenti. Ehm, spesso mi capita di trovare situazioni dove è stato consigliato di aspettare l'anno di vita, o aspettare, diciamo, del tempo. In realtà non c'è niente di più sbagliato perché la presenza eh, di un, un dente deciduo quando eh, siamo nella fase di eruzione del dente definitivo provoca sovraffollamento dentale che favorisce la parodontite, ma soprattutto malocclusioni perché ne impedisce, impedisce la diciamo la fuoriuscita in maniera corretta del definitivo quindi in realtà vanno estratti non appena vediamo la corona del definitivo che sta rompendo possiamo aspettare al massimo un paio di settimane per vedere se abbiamo fortuna e il decido sfoglia le malocclusioni invece eh, si dividono in scheletriche quindi eh, dove c'è proprio un'alterazione eh, del eh, compartimento scheletrico mandibolare o mascellare, un esempio tra, tutto, tra tutti è l'enoniatismo Oppure riguardare solo la posizione del dente, eh, quando è che vanno trattare, ten, trattate tendenzialmente tutte le volte che queste provocano dolore al paziente, quindi quando ci sono precontatti e autotraumatismi. Eh, dovete sapere che un cane nonnato può arrivare addirittura a perforarsi il palato eh, con i canini mandibolari, quindi in alcuni casi si possono eseguire tecniche ortodontiche, quindi salvare l'elemento dentale, in altri invece è più indicata l'estrazione. Altro caso dove l'estrazione è indispensabile sono i denti inclusi. Eh, spesso perché? Perché spesso danno origine a cisti odontogeniche. Quindi, se vediamo un paziente dove non ci torna la tavola dentaria, dove manca un elemento dentale, bisognerebbe sempre indagare con lo studio radiografico intraorale. Se non interveniamo, possiamo arrivare a situazioni veramente impressionanti come il pechinese. Della ricostruzione TAC sulla sinistra, dove un'enorme ciste odontogenica aveva praticamente mangiato tutto l'osso mascellare, oppure eh, una razza estremamente rappresentata per questa problematica è il boxer, per di solito l'inclusione del primo premolare mandibolare. Eh, in questo caso, che ho affrontato, invece, la ciste occupava praticamente la maggior parte della, del corpo mandibolare. L'ultima indicazione che vi, che vi porto oggi. Invece sono le fratture mandibolari patologiche. Che significa? Cosa sono? Um, dove abbiamo una lisi ossea dovuta alla parodontite? Um, e soprattutto nelle razze di piccola taglia, si possono, si possono provocare uh, delle fratture. Uh, un esempio è questo caso: un Chihuahua di meno di tre anni caduto da circa 50 cm di altezza, quindi un'altezza irrisoria. La frattura si è verificata proprio dove era presente una tasca ossa molto profonda a livello della radice mesiale dell'M1 mandibolare. Queste fratture possiamo stabilizzarle con tutti i mezzi che vogliamo, ma se non viene estratto il dente patologico e rimosso l'epitelio di granulazione infetto, non guariranno mai. Pertanto, passiamo diciamo, alla parte della, delle tecniche di estrazione. Eh, si dividono classicamente in due, in due blocchi. Eh? L'estrazione a cielo chiuso, quindi senza sollevare il lembo muco gengivale, e questa diciamo, si può eseguire solo nei denti con un'unica radice, principalmente gli incisivi o il primo premolare mandibolare, e non in tutti, perché ovviamente estrarre un canino a cielo chiuso, per esempio in un pastore tedesco, è praticamente impossibile. E invece ci sono. Diciamo la tecnica chirurgica dove eh, andiamo invece proprio a eh, sollevare il lembo muco gengivale. Ora vediamo anche come brevemente, eh, che è più indicata per i denti con più radici e in realtà per tutti i denti che non hanno una mobilità importante. Ci sono dei principi importanti eh, da tenere in conto quando ci approcciamo alle estrazioni dentali. Innanzitutto bisogna vedere adeguatamente quello che stiamo facendo, quindi. Una visione con un'ottima illuminazione, idealmente un ingrandimento del campo operatorio del dente da estrarre e delle strutture circostanti. Eh, e poi è ovviamente utile sia l'irrigazione, che questa ce la fornisce il nostro riunito dentale, o in alcuni casi anche l'aspirazione. Inoltre, anche se sembra una cosa banale o che comunque non, non ha un'influenza, la postura ergonomica dell'operatore, come vedete dalla foto, quindi con schiena, collo dritti e Gomiti al corpo a circa 90 gradi rende i movimenti fluidi, coordinati e controllati, quindi in realtà migliora la performance dell'estrazione. Dell Ultimo, ma non diciamo meno importante, lo strumentario deve essere adeguato, ma soprattutto affilato. Se i vostri lussatori non sono affilati adeguatamente, utilizzeremo molta più forza, con buone probabilità di creare danni di diatrogeni al paziente al paziente nelle migliori delle nella migliore eh, occasione andremo a fratturare con più probabilità i nostri elementi dentali. Quindi eh, gli step per un'estrazione chirurgica di, di successo sono i seguenti, come vediamo, da, vediamo dal video un po' velocizzato. Allora, innanzitutto dobbiamo accedere con la creazione del lembo mucogengivale e il suo sollevamento. Ci sono vari tipi di lembo, a busta, triangolare, peduncolato. Poi procediamo con l'alberotomia, ovvero la rimozione dell'osso che eh, trattiene le radici. E poi le sezioniamo. Infine passiamo al lavoro eh, propriamente manuale con le nostre leve o lussatori. Un attimo solo. Una volta terminata la fase di estrazione. È buona norma ehm, eseguire sempre delle radiografie intraorali di controllo, e poi c'è la fase dell'alvelo plastico, ovvero andiamo a rimuovere tutte le asperità eh, che sono rimaste a livello dosso, perché queste possono perforare il flap e creare dolore al paziente. E poi andiamo a chiudere il nostro lembo, mi raccomando, sempre senza tensione. Questo è possibile solo se andiamo a tagliare il nostro lembo, il nostro. Periostio, il periostio del lembo mucogengivale, perché il periostio è inelastico, la mucosa orale invece è estremamente elastica. Ed eccoci finalmente a parlare dell'hot della presentazione. Allora, che cos'è la piezochirurgia e come funziona? La caratteristica più importante, ma non la sola, è il taglio selettivo dei tessuti duri. Come funziona? Viene sfruttato il fenomeno piezoelettrico che conosciamo tutti. Quindi la corrente elettrica arriva all'interno di un manipolo che raggiunge dei dischi in ceramica, i quali si deformano e convertono la corrente eh, elettrica in oscillazioni armoniche ad una specifica frequenza, 30.000 Hz, fattore che vedremo è molto importante. Queste oscillazioni si trasmettono a loro volta ad un inserto che si muoverà con movimenti di appena 0,2 mm, quindi 0,2 mm 30.000 volte al secondo. Cosa non di poco conto è eh, che secondo me ci dovrebbe rendere fieri è che questa tecnologia ce l'abbiamo a disposizione grazie a un team di odontoiatri italiani. Quindi, perché è così rivoluzionaria questa tecnologia? Perché cambia per sempre in realtà l'approccio alla, alla chirurgia ossea e dentale. Eh, ora vedremo nel dettaglio i singoli, diciamo, vantaggi rispetto alle tecniche tradizionali. Questo, intanto, solo per farvi familiarizzare. Lo strumentario è un apparecchio di piezochirurgia costituito da un'unità centrale con i comandi, uno o più manipoli simile a quelli dell'ablatore e un sistema di irrigazione con soluzione fisiologica e una pompa peristaltica. Quindi, la caratteristica forse più impressionante, che come vedete da questa immagine, è che la piezochirurgia permette il taglio di un guscio d'uovo senza l'edere la membrana sottilissima che è al suo interno. Quindi non vengono danneggiati i tessuti molli. Perché? Perché il nostro strumento lavora a 30.000 Hz, mentre per ledere i tessuti molli sono necessarie frequenze di 50.000 Hz, da 50.000 Hz in su. Inoltre abbiamo il controllo dello strumento anche in campi operatori estremamente piccoli, limitati e difficili e vicini a strutture vitali, come vasi o nervi. Infatti, eh, la differenza con gli strumenti rotanti qual è? È che gli strumenti rotanti per... Uh, lavorare adeguatamente hanno bisogno di pressioni di circa 2 o 3 kg. Il piezo invece è nemico della pressione, quindi lavora in realtà da solo se appoggiato. Vi spiego meglio: la pressione ottimale che dovremmo usare è quella della nostra mano quando scriviamo. Quindi circa 400 grammi. Se in realtà aumentiamo la pressione, noi andiamo a ostacolare le oscillazioni. Quindi, di conseguenza, lo strumento è meno efficace, taglia meno e anzi, si produce una reazione. Eh, termica, quindi si rischia il danno dei tessuti per surriscaldamento. Vi faccio vedere anche questa sezione istologica che è davvero impressionante, eh, sono confrontati vari strumenti per il taglio e il lavoro sull'osso. Tutti provocano necrosi tranne il piezo. Questo permette una guarigione migliore, più rapida, l'assenza di ecchimosi, una risposta infiam infiammatoria ridotta e poi il mantenimento nella sede chirurgica dei fattori favorevoli alla guarigione, alla guarigione, così come gli osteociti vitali. Tutte queste caratteristiche, eh, in umana diciamo, è stato dimostrato che eh, riducono i tempi di guarigione, il dolore postoperatorio e la necessità di assumere farmaci analgesici. Ultima caratteristica: prima di passare ai casi clinici, era tale effetto di cavitazione con tutti, diciamo, i suoi eh, effetti benefici. La cavitazione cos'è? È il fenomeno del passaggio dallo stato liquido a gassoso della soluzione, in questo caso salina, di raffreddamento per effetto del vuoto che si crea con i movimenti ultrasonici dell'inserto. Quindi, mh, letteralmente, le particelle d'acqua eh, arrivano in contatto con l'inserto e questo le fa esplodere. Questo ha diverse proprietà. Favorisce la microcoagulazione promuove l'ossigenazione tissutale, riduce l'edema postoperatorio, post ma soprattutto ha un'azione antibatterica, perché eh, con le particelle d'acqua esplodono anche i microrganismi. La piezochirurgia eh, ad oggi trova tantissime applicazioni, sia in medicina, in chirurgia umana, che veterinaria, appunto con tutti i suoi vantaggi. Vi nomino, nomino solo alcuni. Ehm, per esempio la neurochirurgia, dove in questa immagine si vede appunto in un cane che viene operato di un tumore intracranico, la chirurgia oncologica, o per esempio in umana l'estrazione dei denti del giudizio inclusi, che ho sperimentato personalmente come cavia. Quindi passiamo alle estrazioni. <coughs> Quindi um, con il piezzo è possibile eseguire tendenzialmente estrazioni senza rimuovere l'osso alveolare. Senza danneggiare i tessuti molli, ma soprattutto le strutture vascolonervose nervose che ci possono essere vicino all'elemento dentale che vogliamo estrarre. Quindi, um, come abbiamo già detto in umana, questo ha dimostrato di essere estremamente benefico, soprattutto nel comfort del paziente. Passiamo ai casi clinici che ci riguardano. Uh, il primo caso clinico è un piccolo maltese di 9 anni con una, una parodontite stadio 3 e 4, eh, a carico praticamente di tutti gli elementi dentali. Questo è un caso che eh, diciamo, ho approcciato esattamente un anno fa, quindi praticamente quando ho iniziato a lavorare con la piezochirurgia. Come vedremo, poi vi, vi dico in realtà che nei mesi un pochino è cambiato il mio approccio. Eh, quindi procediamo a fare l'intervento di estrazioni dentali totali in un'unica un procedura. Facciamo il nostro campo operatorio con betadine o clorexidina, una detartrasi sommaria a livello di tasca gengivale. Facciamo eseguire l'anestesista, usiamo seguiamo noi i nostri blocchi eh, di anestesia locale, mascellare e mandibolare e procediamo: come? Con il sezionamento dei denti multiradicati. In realtà, adesso eh, a distanza di eh, diciamo un po' di mesi in realtà da, da, dal, dal primo utilizzo, eh, preferisco prima incidere il solco, e, il, il solco gengivale e sollevare il lembo muco gengivale. Questo perché mi permette che cosa? di eh, favorire l'irrigazione del, dello strumento e quindi eh, ridurre il più possibile il rischio di surriscaldare i tessuti molli. Quindi, una volta eh, eseguito il sezionamento, andiamo a lavorare finalmente col nostro eh, strumento di, da piezochirurgia. Questo è l'inserto, a mio avviso, più utile in assoluto per le estrazioni: è eh, una sorta di scalpello piatto sui lati estremamente sottile, 0,3 mm, e ehm, andiamo a contornare elemento dentale e, eh, diciamo, elemento dentale sezionato eh, con dei movimenti che sono qui elencati in basso. Quindi eh, il gongolio, che è una sorta di oscillazione, l'avanti e indietro, o movimenti su e giù. Tutti questi movimenti perché? Perché eh, l'inserto del piezo non dovrebbe stare mai fermo tendenzialmente perché, se lo lasciamo fermo in un unico punto per alcuni secondi, allora lì è più probabile che abbiamo un surriscaldamento dei, dei tessuti. Quindi, eh, ah, un'altra cosa fondamentale con questo tipo di inserti: non dobbiamo mai fare movimenti eh, come faremmo con un elevatore, quindi di rotazione o di eh, movimento laterale, perché lo strumento si spezza all'istante. E, e questi inserti sono molto costosi, quindi <ride> ve lo sconsiglio. Lavorato con il piezzo, eh, in ogni, diciamo, lato eh, dell'elemento dentale, procediamo come al solito con le nostre leve o elevatori manuali. Eh, praticamente questo è stato, penso, il primo caso dove l'ho utilizzato eh, con successo. Siamo riusciti a fare un'estrazione totale, quindi 42 denti, in un'ora e 45 eh, io di solito prima dividevo sempre, sempre gli interventi per non superare le due ore, due ore e mezzo, eh? quindi quando facevo estrazioni totali, eh, anche in cani di piccola media taglia, eh, preferivo sempre dividere in due interventi. Invece con questa tecnica eh, possiamo riuscire a, a farlo in un unico intervento. Allora, eh, Capita spesso eh, di trovarci di fronte a situazioni dove gatti che soffrono di gengivostomatite cronica felina hanno già, diciamo, sono già andati incontro a degli interventi precedenti. Ora queste lastre me le ha prestate un collega Marco Magagna che saluto, anche lui felice utilizzatore della, della viazochirurgia. Tendenzialmente questo gatto aveva già fatto le estrazioni di tutti i premolari e premolari. Come vedete era pieno di radici ritenute. I gatti che soffrono di, geng di gengivostomatite cronica felina non possono avere radici ritenute, perché questo è uno stimolo antigenico infiammatorio che continua a fare da trigger per il sistema immunitario, quindi non guariranno mai. Okay? Cosa facciamo? In, in gatti di questo tipo, quindi dove troviamo molte radici ritenute, solleviamo il nostro lembo muco gengivale e eh? spessissimo troviamo già la radice che affiora eh? sul margine alveolare. In questo caso utilizziamo questo particolare inserto, un inserto conico affilato in punta e sui lati, e andiamo praticamente a disegnare tutto intorno eh, alla radice. La, diciamo, la, andiamo a contornare con la punta dell'inserto eh, la radice. Questo ci permette di scalzare la, la radice ritenuta. Uh, questo inserto, al contrario degli altri, del, di quello a scalpello, si può muovere in realtà in tutte le direzioni senza il rischio di fratturarlo. Dovete sapere che uh, le vibrazioni, le oscillazioni del piezzo, hanno la caratteristica di separare naturalmente i tessuti con consistenza diversa. Quindi l'osso ha una consistenza, il dente o la radice dentale un'altra consistenza, le sue vibrazioni rompono completamente tutti i eh, diciamo i resti del legamento parodontale e lo scalzano. Quando invece andiamo a lavorare sui canini, eh, si possono eseguire estrazioni, eh, diciamo senza, senza rimuovere l'osso alveolare. Consiglio comunque sempre di incidere con il bisturi il solco gengivale: è eh, per il motivo per il quale il piezo sul tessuto molle non lavora e quindi. Uh, in realtà, anche sollevare il lembo muco-gingivale. Il mio consiglio, sempre per un discorso di irrigazione e sicurezza per il paziente. Um, una volta sollevato il flap, andiamo a contornare, come vedete, l'elemento dentale. Questo eh, permette di eh, eseguire l'estrazione senza rimuovere l'osso alveolare. A livello di mascellare, è. Ehm, Molto più agevole e veloce la procedura perché l'osso mascellare è molto meno compatto rispetto a quello mandibolare. Come vedete in realtà a livello mandibolare un pochino eh, ci si lavora, eh, perché l'osso mandibolare è molto più compatto. Quindi, ehm, c'è cioè, diciamo, una, ovviamente, queste sono, diciamo, tutte sensazioni che uno acquista eh, con il tempo, con la pratica, con l'esercizio l'inserto, la punta dell'inserto, deve riuscire ad impegnarsi eh, tra l'osso e il dente. Si chiamano eh, piani di clivaggio, in termini, diciamo, di odontoiatria umana. Quando riesce ad impegnarsi, allora lì è il, è il momento nel quale, vedete, l'inserto proprio riesce ad affondare. In realtà, facendo pochissima, pochissima forza, come abbiamo detto, mezzo chilo massimo di forza. Vado un pochino avanti con il video. Poi lavoriamo con le nostre leve manuali. Sappiamo tutti che per eseguire diciamo, una eh, lussazione, un'elevazione corretta, dobbiamo mantenere eh, l'elemento dentale in tensione per almeno 10-20 secondi. I eh, movimenti rapidi in realtà eh, strecciano ma non rompono le fibre del parodonto. E poi andiamo con la nostra P e togliamo l'elemento dentale quindi eh, a mio avviso e vi spiego anche diciamo il motivo in pazienti quali gatti e eh, cani di piccola taglia ehm, il piezzo che utilizza ovviamente inserti studiati per l'odontoiatria umana ehm, che quindi hanno una lunghezza di lavoro in realtà di poco più di un centimetro il piezzo permette di fare estrazioni una velocità impressionante eh, io prima diciamo eh, utilizzando semplicemente le tecniche tradizionali riuscivo a fare le estrazioni totali gatto eh, con gengivostomatite in due ore due ore due ore e mezzo in realtà due ore e mezzo eh, con il piezo a mio avviso si riesce ad accorciare di un'ora la procedura eh. in gatti giovani poco più di un'ora in gatti anziani un pochino di più un'ora e mezzo perché in tutti i pazienti anziani di solito le estrazioni sono più complicate perché i denti sono in parte a volte riassorbiti, anche i losati, ma soprattutto perdono la loro quota organica. Quindi sono meno elastici, ma molto più fragili, come se fossero vetro. Uh, mi raccomando, in gatti, uh, già l'abbiamo detto, con la stomatite non possiamo lasciare radici ritenute. Questo per ribadire il fatto che non si potrebbe, non si dovrebbe. Eh, affrontare eh, la disciplina dell'odontostomatologia senza la radiologia intraorale. Qui vediamo invece come lavorare sui premolari e ehm, molari mandibolari, il molare mandibolare. Quindi, cosa ho fatto? Ho sollevato il lembo muco gengivale, ho sezionato le radici del terzo, quarto premolare e del primo molare e vado a lavorare tutto intorno agli elementi dentali. Vedete, anche qui cerco i punti di clivaggio dove l'inserto si impegna ed e riesce a penetrare. Ehm, si lavora di più tendenzialmente sul lato labiale e sul lato linguale, però in realtà anche eh, sullo spazio interprossimale, quindi lo spazio tra i denti o a livello di forcazione, quindi dove ho già sezionato, anche lì è importante comunque lavorare con, eh, con l'inserto. Di solito il lato linguale è quello che in realtà mi dà più soddisfazione, cioè dove eh, l'inserto si impegna meglio e riesce a lavorare, eh, ad impegnarsi a lavorare più in profondità. E poi procediamo con eh, la nostra leva. Per esempio nel gatto io mi trovo molto bene con la leva più piccola di tutti, che è la numero uno, ehm, che deve essere affilata, eh, mi raccomando quindi andiamo a confermare eh, la separazione dell'elemento dentale dal, dall'alveolo su tutti, tutti i denti sezionati e poi prendiamo la nostra pinza da estrazione e, come vedete questi diciamo, sono video in tempo reale fatte con il cellulare perché è una telecamera operatoria ovviamente non me la posso permettere e, però nell'arco di tre minuti e mezzo abbiamo estratto tutti e, diciamo tranne il canino però tutta l'arcata la, mandibolare di sinistra in questo gatto quindi si è fratturata una radice nessun problema cosa andiamo a fare finite appunto le estrazioni oppure ci interrompiamo subito andiamo un pochino a ridurre eh, o a rimuovere un pochino di osso anche con una fresa diamantata e poi con il nostro inserto conico andiamo a spiazzare, scalzare la nostra radice. L'ultimo step prima di chiudere il nostro flap muco gengivale, l'abbiamo detto, qual è l'alveolo plastica? Lo possiamo fare anche con il piezo con numerosi vantaggi. Con questo inserto, eh, che è una specie di cucchiaio, ehm, riusciamo a rimuovere tutte le asperità dell'osso senza rischiare uno di perforare il flap muco gengivale, che può succedere con la fresa due di recidere, tagliare o danneggiare i vasi linguali che proprio lì in quel punto dal lato linguale della mandibola passano. Vi faccio vedere eh, un altro caso dove invece abbiamo eh, eseguito un'estrazione di un del PM4 mascellare eh, fratturato con accesso periapicale e fistola totalmente a cielo chiuso. Okay? Io ora vi spiego un attimino diciamo, il, il perché e il per come. Quindi abbiamo detto è un cane tendenzialmente di piccola taglia, perché? Perché questi inserti studiati per l'umana lavorano a massimo un centimetro, un centimetro e due mm di profondità. Quindi è ovvio che un cane di media o grossa taglia non è possibile fare estrazioni eh, tendenzialmente senza rimuovere parte dell'osso alveolare, eh, perché possono avere radici anche di tre centimetri o più. Quindi eh, nei cani invece di piccola taglia possiamo fare questo, questa procedura. Qui ho sollevato il lembo muco gengivale, vado a lavorare eh, su ognuna delle sezioni del PM4. Attualmente non uso più questo eh, quest inserto che si vede nel video, ma quest'altro che, che ho messo accanto, che è estremamente tagliente ed efficace. È una sorta di scalpello, però con... Uh, il margine uh, a mezzaluna e con tutti dei dentini taglienti. Questo in realtà si può utilizzare anche per gli interventi di mandibulettomia e maxillettomia. Poi vado a lavorare con le mie leve. Ho già passato al punto dell'estrazione. Ok, radice caudale distale. Poi rilavoro un pochino sulla mesiale. Durante l'estrazione eh, mi si frattura la palatale, eh, che è la più antipatica di tutte. Nessun problema, prendiamo il nostro inserto conico. In questo caso mi avrebbe aiutato in realtà anche un aspiratore che non avevo disponibile in quel momento. E, e niente, la radice ritenuta fratturata viene via. Sempre quando abbiamo, per ribadirlo, so che sono ridondante, ma soprattutto in caso di ascessi odontogenici dobbiamo essere sicurissimi di aver rimosso tutti i frammenti, eh? perché lasciare una radice ritenuta in questi casi significa recidiva nel 100% dei casi praticamente. Ecco invece come possiamo lavorare su pazienti di media o grossa taglia. Possiamo combinare le due tecniche, ovvero utilizziamo la nostra fresa, quindi rimuoviamo in parte l'osso alveolare, ma poi andiamo a lavorare comunque con il piezzo che si va a inserire tra osso e dente. Eh, questo eh, mi riduce tantissimo il lavoro manuale delle leve. Se abbiamo detto che per lussare un elemento dentale bisogna fare movimenti, mantenere a volte l'elevazione e la rotazione per 20 secondi, ci vuole del tempo, eh, ovviamente, a eh, liberare completamente un elemento dentale. Per noi, diciamo, lo può fare il piezo in maniera meccanica. Eh, questo, diciamo, velocizza, velocizza molto il, il lavoro. Un altro caso, eh, in questo caso invece di stomatite eh, ulcerosa canina, come vedete, si sono andate a creare, che cosa, delle... Uh, ulcere necrotiche è eh, in prossimità della mucosa che appoggia sui canini mascellari. Uh, questo cavalier King aveva numerosissime radici ritenute, ma per cause sue tendenzialmente si erano fratturati i denti perché uh, aveva anche delle lesioni da riassorbimento. E, e gli elementi dentali erano tutti parodontopatici. E poi c'era una cosa molto strana, eh, che assomiglia in realtà a un dente del giudizio incluso, quindi una formazione simile dente all'interno del canale mandibolare cosa andiamo a fare andiamo a sollevare il nostro lembo muco gengivale se le radici sono in superficie eh, bene altrimenti eh, se sono più in profondità le andiamo a eh, cercare rimuovendo gradualmente strati scusate di osso eh, alveolare con la nostra fresa io per esempio utilizzo molto questa forma di eh, palla da football Prendiamo il nostro inserto conico e via. Contorniamo eh, delicatamente le nostre radici ritenute. Cosa può succedere quando lavoriamo sul mascellare? Ci è successo sicuramente almeno una volta. Accediamo nel, per sbaglio nella cavità nasale e aumenta il sanguinamento. Nessun problema perché il piezo, come vedete, per la cavitazione, eh, lavora in un campo di sangue, quindi sposta proprio il, il sangue e favorisce il rottango, un pochino anche la coagulazione. Questo, questo cagnolino aveva circa 7-8 radici ritenute, cioè proprio una, una quantità impressionante. Qual è la differenza rispetto all'approccio tradizionale? Che per riuscire a estrarre delle radici ritenute dovevamo andare a rimuovere tutto l'osso intorno, eh, più in profondità possibile, quasi a raggiungere l'apice eh, del, del frammento di radice. Invece, come vedete, qui con il piezzo, praticamente una volta che affiora la radice, io vado a lavorare tutto intorno, e essendo soprattutto questo inserto con questa forma eh, conica, tipo a includine, cosa fa? Con le vibrazioni accede nell'alveolo che è uno spazio limitato e boom! Scalza la, la radice. E poi questo, diciamo particolare elemento dentale molto strano. Cosa abbiamo fatto? Ho applicato più o meno diciamo, la, la tecnica che si usa eh, in medicina umana per i denti del giudizio. Quindi con l'inserto, quello a manina, quello tagliente ehm, ho tagliato una botola di tessuto osso, l'ho rimossa e sono entrato nel canale mandibolare. Con l'inserto conico, è molto delicatamente, però senza grandi rischi in realtà di ledere il uh, cordone neurovascolare, ho scalzato l'elemento dentale. E questo, se vedete, è molto simile alla tecnica uh, in medicina umana, eh, che si usa sempre con, uh, con il piezzo. Questo è un altro caso, eh, molto simile, ma in questo caso le radici affioravano, eh, era un dente spezzato in un border colli un secondo premolare mandibolare, le radici affioravano, quindi cosa ho fatto? Ho inciso comunque con il bisturi eh, il nostro solco gengivale e ho lavorato, per carità, qui ci potevamo riuscire anche manualmente eh, con, con i nostri lussatori molto affilati, però con il piezo, a parte che mi diverto di più, il lavoro è stato molto rapido. Ora vedete come si scalza via. Una radice, l'altra è un pochino più profonda, quella mesiare, ci devo lavorare un pochino di più. Andiamo avanti con il video. Qui controllo in realtà con il dito che non sia troppo calda la punta, poi vi spiego, diciamo, delle accortezze eh, per evitare complicanze. Ora uno degli ultimi casi. Eh... Con lo strumento del piezo possiamo con un unico strumento eseguire che cosa? Uh, L'exeresi, l'ectomia dei tumori del cavorale. I tumori del cavorale spesso, quasi sempre, coinvolgono anche elementi dentali. Quindi, quando andiamo a fare l'ostectomia, eh, nel mezzo ci troviamo i denti per ottenere dei margini eh, a seconda dell'istotipo del tumore. Ehm, quasi sempre, cosa succede? Recidiamo il dente ma lasciamo uh, le radici al all'interno della mandibola, della mascella. Qua in realtà il video è, è proprio della rimozione della, di questo fibroma odontogenico in un boxer gigantesco. Vedete qui le radici sono rimaste dell'M1 e del PM4. Niente, con lo stesso strumento, che in questo caso era sterile, eh, perché il manipolo del piezo si può sterilizzare in autoclave, cambio i inserti e rimuovo le radici. Eh, questo va sempre fatto perché lasciare delle radici eh, vuol dire lasciare un sito di eh, possibile infezione, ma soprattutto se il dente era vitale di dolore eh, per il paziente. E poi l'ultimo caso, per concludere diciamo con qualcosa di un po' esotico, e, mh, intanto ringrazio la collega che mi ha invitato eh, a, a fare questi interventi su dei primati, la dottoressa Alessandra... Eh, Carnimeo eh, questa è una bertuccia ospitata in un santuario bellissimo che sta a Semproniano sul Monte Amiata e questa bertuccia maschio aveva che cosa? Degli elementi dentali assenti e altri invece proprio fratturati abbiamo fatto la nostra radiografia intraorale e quindi abbiamo individuato una radice ritenuta del secondo incisivo eh, mascellare di destra ho inciso la gengiva, sollevato, quindi rimosso la parte di gengiva eh, sopra la radice. E uguale andiamo a lavorare prima con il nostro inserto a scalpello, tutto intorno, con movimenti, abbiamo detto, avanti e indietro, gongolio o su e giù, e poi prendiamo il nostro martello pneumatico. Ah, sono andato avanti, eccolo qua il nostro eh, inserto conico e la radice viene scalzata. Dall'altro lato invece avevo una frattura di vecchia data del canino mascellare eh, di eh, sinistra. Come vedete i canini nei primati sono davvero impressionanti. Questa era di vecchia data anche perché c'era tutta una... Ehm, una, un riassorbimento eh, del, dell'elemento dentale ritenuto. Ehm, qui praticamente facciamo lo stesso lavoro eh, con gli stessi inserti, l'unica differenza è che qui la radice è più profonda, quindi dobbiamo in realtà poi fare un pochino più di lavoro eh, manuale. Niente, qui volevo farvi vedere, ma mi è sfuggito il dito, eccoci qua, dobbiamo fare un pochino più di lavoro manuale. Sempre per il discorso che il piezzo, è... ecco, dovevamo fare un po' di, di alveotomia, e eh? anche quello potevamo fare. Però volevo fare un'estrazione per così dire a cielo chiuso. Eccolo qua, l'abbiamo estratto. Piccola curiosità: se vi capita mai di intervenire sui primati, i primati hanno il pollice opponibile. Quindi, cosa fanno appena si svegliano? Sentono fastidio, prendono e si tolgono i punti di sutura. Tutti quindi, ehm, diciamo quando è possibile. Bisogna fare punti di sutura con i nodi a scomparsa. Eh? Quindi ho fatto uno centrale e, e poi, qui c'era troppo poco spazio, ho fatto invece i nodi classici staccati. Bello, tutto molto bello. Ma il piezo è uno strumento elettromedicale estremamente potente, quindi, se usato impropriamente, può causare queste situazioni. Eh, quindi, descenza del flap per danno termico, sia al flap ma anche all'osso arrivando a provocare osteonecrosi tendenzialmente di solito molto superficiale. Quindi eh, cosa succede se ci capita questa, eh, questa controindicazione, questa evenienza? Keep calm, eh, si può risolvere tutto. Eh, nei casi un pochino più gravi però bisogna reintervenire, quindi andare a rimuovere eh, lo strato di osso necrotico e rilavorare il flap. In altri casi molto più lievi, eh, mi è successo perché oggettivamente All'inizio eh, non avevo forse delle accortezze, anche perché in veterinaria c'è scritto veramente poco su come utilizzare, o forse niente su come utilizzare il piezo. E tanti casi in realtà semplicemente con uh, la terapia medica sono rientrati e hanno granulato. Quindi, quali sono i consigli eh, eh, che vi do in base alla mia esperienza? Allora il piaggio è il nemico della pressione quindi dobbiamo riuscire proprio a cambiare concettualmente quello al quale siamo stati sempre abituati eh? da quando abbiamo messo il primo, la prima mensola al muro con il trapano eh, siamo abituati che più premiamo con gli strumenti rotanti e più sono efficaci qui è l'opposto quindi non dobbiamo premere poi l'irrigazione dobbiamo favorire l'irrigazione e metterla sempre al massimo e eh, utilizzare soluzione salina mantenuta in frigo e quando lavoriamo in maniera magari un po' insistente su un punto è meglio interromperci un pochino, andare magari in un altro punto dove lavorare e poi tornare successivamente al punto precedente. Ho messo questa slide solo per nominarli eh, perché parliamo di eh, nuovi metodi di estrazione e quindi vi devo nominare anche altri macchinari. Eh, esistono dei... Vabbè, i periodomi manuali, che sono questo strumento che vedete nel video, sempre dalla pagina Instagram del collega Morten, che sono, cosa sono i periodomi? Praticamente sono dei lussatori sottilissimi flessibili che riescono a inserirsi nello, inserirsi nello spazio parodontale. Con questi strumenti non possiamo assolutamente fare rotazione, eh? ma solo avanti e indietro. Ne esistono di automatici, quindi eh, in realtà velocizzano eh, le estrazioni, ma solo di alcuni tipi di denti, per esempio incisivi e a volte canini. Questo strumentario, però, non sfrutta la, il fenomeno piezoelettrico, quindi non è selettivo sui tessuti duri, eh, quindi può ledere i tessuti molli e non serve per le radici ritenute, eh? quindi può comunque avere un utilizzo, però non, non ha la versatilità che ha la, la piazzochirurgia. Ok, questa è l'ultima slide, ho un pochino riassunto mh, tutti i consigli eh, che mi sento di, di dare nella mia piccola esperienza con questo strumento, dopo un anno dal, appunto dal primo utilizzo, ribadendo, dobbiamo lasciar lavorare l'inserto con il solo peso della mano, la punta dell'inserto deve essere in continuo movimento, eh, ma non movimenti veloci, anche lento, però in continuo movimento. Non eseguite movimenti di lateralizzazione con gli inserti che sono piatti eh, o di rotazione, perché li spezzate. Non azionare anche il manipolo senza l'irrigazione, perché questo può, i manipoli soprattutto un po' usurati, può favorire anche questa la rottura. Utilizzare sempre l'irrigazione al massimo nelle impostazioni del macchinario. Eh, la soluzione fisiologica, se potete, conservatela in frigo. Eh. È proprio da quando ho, eh, oltre ovviamente a utilizzarlo in maniera corretta, ma da quando ho iniziato con questa eh, accortezza, non ho più avuto nessun problema eh, di descenza di fla. Eh, in alcuni casi è utile l'aspiratore eh, perché fa molta, molta acqua, molta irrigazione. Eh, esistono anche degli inserti eh, non originali, per così dire, cinesi. Eh. Possono avere un senso. Quando stiamo imparando, eh? perché se lo rompiamo sono 30 euro a eh, inserto, non, non c'è nessun paragone con gli inserti originali delle varie case, eh, lavora in una maniera estremamente più efficace. Però di solito costano dai 140 ai 200 euro inserto. Quindi, insomma, eh, vi consiglio di utilizzarli, ma quando già cioè, da subito però mh, prendiamoci un po' la mano. Per quando finiamo la nostra sessione di piezochirurgia, dobbiamo lavare di lavare eh, il nostro manipolo con cosa? Con acqua distillata, quindi farla passare al suo interno e poi asciugarlo. Questo per evitare eh, la possibilità che si formino dei cristalli che vanno a ostruire il manipolo. E lo ridico per la centomillesima volta, anche se la tentazione è tanta, non bisogna premere. Grazie per l'attenzione. Spero vi sia piaciuta non di non avervi tediato. Grazie, grazie Francesco. Allora, prima regola del club del Piezzo Elettrico. Bisogna essere di mano decisa come cristiano. Detta così è interpretabile. Scusatemi se entro di nuovo a disturbare, ma volevo fare veramente i miei complimenti a Francesco anche io. Mm, ho avuto l'onore di conoscerlo ormai ben oltre 15 anni fa, eh, quando era ancora studente. Ricordo benissimo la domanda che, mi, che Francesco mi fece sulle patologie respiratorie dei ratti <ride> al termine di un incontro a Cremona e oggi lo ritrovo un bravissimo professionista, nonché relatore. Anzi, dirò di più, mi hai quasi... Convinto a farmi togliere i denti del giudizio. Eh, siccome ho poco giudizio, sono scappato fuori in maniera un po' fantasiosa e sto rimandando l'intervento da decenni. Fammi sapere quando possiamo prendere appuntamento, ma sappi che se vuoi operarmi eh, dovrai lavorare molto sul contenimento del paziente. Voglio l'anestesia come la Bertuccia, perché mi raccomando, anche io il pollice ho punibile. E anestesia, quindi. Guarda, più che da Bertuccia da elefante fammi l'anestesia, perché poi se, se mi alzo divento pericoloso. A parte scherzi. Io dieci giorni fa mi sono tolto il dente del giudizio, che era orizzontale incluso, e sul nervo alveolare. E indovinate, sono andato a 100 km per farmelo togliere con il piede, ovviamente. Beh, io mi sarei fidato più di un collega, comunque. Infatti, no. ti, sto, ti sto chiedendo un appuntamento formale. Va bene, va bene, lo dico alla, alla mia segretaria, inesistente, va bene. Senti, tol tolgo il disturbo, ti lascio con Linda per le domande e buon pomeriggio a tutti. Grazie. Allora, io comincio a leggerti le domande, sono già tante. Eh, dici tu a un certo punto se hai dei limiti di tempo? Eh, in genere, insomma... Eh... La temperatura che ci stiamo mangiando però. No, Sei no, no, il no. sostazzone? No. No, però sono in una mansarda e c'è l'aria <ride> condizionata, ma funziona il giusto. Ok, va bene. allora... Eh, Direi credo. che quando lo vediamo svenire possiamo interrompere. A quel punto facciamo andare un, un, un sifarietto di Cristiano e salutiamo tutti fino a settembre. <ride> Poi lo andremo a soccorrere in quel di Firenze. Mm -hmm. Allora, comincio. Eh. Sonia ti chiede, in caso di insuccesso con estrazione di tutti i denti, in un caso di FGC <ride> insomma, eh, sì, sì. La, la dico estesa, gengivo, stomatite, cronica, pelina... Perché io li dico sempre con gli acronimi. Quindi, in caso di insuccesso con estrazione di tutti i denti, quale tipo di terapia antinfiammatoria consigli da fare a vita? Eh, vabbè, questa è una, una domanda che è solo un po' dalla presentazione. Eh. In realtà, ci sono, questo è un hot topic. Diciamo che la gengivossomatite cronica felina è veramente un cruccio degli odontostomatologi, ma di tutti quelli che fanno clinica. Ma eh, sicuramente la terapia del dolore è fondamentale, eh, io mi trovo molto bene con il pregabalin o la gabapentina, anche per lunghissimi periodi, con praticamente nessun effetto collaterale, che si può, nel mio caso, mi trovo bene associare anche ai vari prodotti con il CBD, soprattutto quelli titolati, sono più efficaci. E poi a volte è necessario purtroppo agire sul sistema immunitario quindi ovviamente con tutta la razza del caso eh, bisogna studiar studiarsi bene il paziente cortisone o ciclosporina per eh, alcuni periodi può essere necessario allora eh, tiziana dice complimenti interessantissima presentazione vuole sapere i costi della macchina il tempo necessario per apprendere la manualità e le applicazioni anche in altre specie. Ha scritto la domanda prima che tu ci facessi vedere la scimmietta, però magari la scimmietta è difficile che la portino da noi comuni mortali. Allora Tiziana la conosco bene, abbiamo lavorato insieme a Roma. E allora, il costo della, diciamo, dello strumentario uh, io ho voluto subito fare, passami il termine lo sborone, iniziare subito con il top di gamma eh? e non me ne pento, nel senso che ovviamente per chi eh, soprattutto eh, fa chirurgia ossea, chirurgia oncologica, eh, eventualmente anche neurochirurgia e vabbè ovviamente si occupa di odontostomatologia, secondo me è un investimento che uno veramente recupera eh, presto. Eh, I macchinari, diciamo, quello base eh, va sui 5.000 euro, top di gamma il doppio all'incirca, eh, 10.000 euro. E la curva di apprendimento, in realtà, eh, bisogna esercitarsi secondo me su anche preparati anatomici, cioè mh, ossa, eh, eh, banalmente anche le costine di maiale all'inizio possono <ride> sembrare, possono essere molto utili per acquistare la sensibilità, e però secondo me, insomma, in un mese, eh, un mese di utilizzo, uno già padroneggia proprio bene la tecnica. E poi speriamo in un futuro magari di poter fare dei corsi pratici, insomma, Li fanno, ne fanno tantissimi in odontoiatria umana, in veterinaria non, non esistono. Ci arriveremo. E le applicazioni in altre specie? Negli esotici, sì. Eh, io l'ho usato su qualsiasi animale che <ride> abitava a tiro, poverino. Quindi ovviamente per tutta la chirurgia maxilo-facciale del cranio del coniglio è favoloso, e... però anche tutte le altre specie, eh, quindi con i primati mi sono trovato benissimo, che poi eh, soprattutto gli incisivi e i premolari molari sono uguali ai nostri, quindi essendo uno strumento ideato eh, per l'odontoiatria umana, eh, mi sono trovato veramente bene. Bene. E a proposito dell'ammortamento, Angelo ti chiede se esiste un tariffario delle varie prestazioni odontoiatriche. Io immagino voglia sapere un pochino quello che è possibile chiedere grosso modo al cliente finale. Se ho sbagliato a interpretare la domanda, Angelo, scrivici. Eh. Allora, ehm, diciamo, dipende un po' da da dove lavoro, eh? nel senso quando lavoro sulle strutture dove ho per esempio un contratto di collaborazione, che quindi non, cioè, non lo decido io il tariffario, eh? c'è una voce eh, di aggiunta su Piazzo Chirurgia, che banalmente sono cinquantina di euro in più al, al proprietario. E, ma questo anche per eh, l'utilizzo degli inserti e dei, eh, dei flussori, che sono dei flussori particolari, che eh, quando andiamo a lavorare in maniera sterile, per esempio in chirurgia sterile oppure in uh, chirurgia oncologica, ogni volta ne devi aprire un altro, ma uh, detto tra noi, tanto i riuniti dentali non sono sterili, è eh, quelli che utilizzano aria compressa e eh, acqua distillata come irrigazione, hanno dei filtri ma non sono sterili, eh, irrigato, i, gli in, i deflussori si possono usare più volte, okay? eh, si sterilizzano solo l'inserto, gli inserti e il manipolo tra un paziente e l'altro. Giustamente. Ah, e niente, che dicevo, e quindi invece quando lavoro da freelance, eh, cioè già nel mio tariffario, eh, tutto lo faccio col piezzo, perché <ride> sono più veloce, eh, più efficace, quindi in realtà c'è un ritorno anche di tempo, tempo e denaro, quindi un'estrazione totale gatto, invece che stare due ore e mezzo, in chirurgia ci sto un'ora e mezzo e quello è su soldi. Nel senso, meno tempo. E poi sì, uno può fare un rincaro. Però, eh, nel senso, già quello secondo me ne vale la pena. Contenti noi, contento il gatto. Allora, Eleonora eh, ringrazio perché sono state dette informazioni veramente interessanti e utili. E fai complimenti. Dice: nel post operatorio ci sono differenze con questa metodica rispetto a quella classica, quindi un post operatorio migliore? Allora, eh, in umana questo è stato proprio dimostrato, hanno fatto degli studi eh, comparati dove chi doveva estrarre tutti e due i denti del giudizio faceva un lato con la tecnica tradizionale e una con il piezzo, eh? è assurdo però eh, ed è stato dimostrato. In veterinaria non c'è niente ancora, eh, se mi chiedete la mia, la mia sensazione... Sì, tendenzialmente sì, soprattutto eh, nei gatti, per esempio, o meno, eh, eh, disoressia, anoressia post-operatorie, eh, anche negli interventi di estrazione totali. Poi in realtà gran parte del dolore purtroppo è dato da ehm, l'insulto chirurgico a livello mucosale, quindi di, di tessuto molle eh, quando incidiamo e, e per il fastidio dei punti, eccetera. Eh, però potenzialmente anche solo a livello di edema eh, si gonfiano molto meno i pazienti. Ok, c'è Cristiano che dice quindi in umana hanno fatto un lavoro che ha detto un lavoro dicendo al paziente le provo tutte e due per vedere ti fa più male. Esatto. <ride> Però non ti dico qual... dove ho fatto la piezo e dove no, così è il doppio cieco. <ride> esatto, bravissimo, vedo che domini l'argomento Cristiano. <ride> Allora, Magdalena ti saluta, complimenti per la presentazione e chiede l'irrigazione con la fisiologica fredda non crea un eccessivo raffreddamento del paziente? No, eh, a mio avviso no, nel senso che tutti i pazienti che opero sono tutti ehm, mantenuti in un, diciamo un ambiente chirurgico per evitare l'ipotermia di solito con lo strumentario del beragher o simili cioè quei tappeti ad aria eh, che sono eccezionali eh, secondo me per chi fa odontostomatologia, che purtroppo prima del piezo le chirurgie duravano tanto adesso durano comunque tanto un pochino meno eh, è uno strumento indispensabile soprattutto per i pazienti di piccola taglia e mh, e tanto il raffreddamento è solo localizzato a livello appunto di, di lembo gengivale e di osso, quindi eh, tutta la zona in realtà già del collo è coperta dal tappeto della, del beranger. Quindi, no, non, non ho assolutamente notato questo problema. Bene, ma quella posizione che dici di tenere tutti belli dritti è anche perché dura tante ore, non solo perché si lavora. Eh, fa tutti i giorni come faccio io eh, è un problema nel senso eh, la posizione ergonomica in tutti i libri di odontoiatria, viene sempre citata cioè bisogna almeno provarci ok quindi ci sono dei eh, sgabelli operatori apposta che qualcuno può trovarsi male ma a sella che permettono che cosa una posizione eretta perché eh, non stai accucciato eh, non hai le gambe in avanti ma è come se stessi su una sella di un cavallo e poi un'altra cosa fondamentale secondo me che mi ha cambiato completamente il modo di lavorare come il piezzo è un caschetto operatorio con i controfiocchi. È un investimento grosso ma per chi fa questo tipo di lavoro eh, con l'ingrandimento e la fonte di luce che sostituisce completamente l'ascia litica eh, nel, nel caso di alcuni prodotti ti permette di stare a una distanza dal campo operatorio eh, tale che tu non devi... Piegarti, entrare con la faccia dentro il cane, dentro il gatto, eh? e quindi questo ti permette di stare dritto. Bello <ride> allora. Laura chiede gatti con anchilosi dei canini superiori. Quanto tempo si risparmia più o meno? Quindi facendo il piaggio elettrico invece con anchilosi, quindi con lesioni da riassorbimento. Eh, in quel caso dipende dal caso, se praticamente Uh, c'è uno stadio avanzato di anchilosi, quindi uno stadio 4, uh, 3, 4 di uh, lesione di riassorbimento, comunque dobbiamo andare a rimuovere l'osso alveolare. Eh? Quindi questa fase c'è. Però, grazie a tutti e due gli inserti, quindi quello a scalpello eh, che possiamo far lavorare intorno alla radice, ma soprattutto quello conico che spiazza la radice ho notato che veramente anche negli elementi dentali con fenomeni di riassorbimento o di sostituzione l'estrazione è molto più rapida cioè non dobbiamo andare lì a scavecchiare con il lussatore due ore eh, non capendo se abbiamo tolto osso, se abbiamo tolto dente eh, cosa abbiamo fatto eccetera cioè è veramente più, più agevole quindi sì, insomma si risparmia Bene, allora Giovanni Vedi un po' questa domanda. Mi è stato richiesto da allevatori di barboncini e bassotti di rimuovere i canini dal latte prima dell'eruzione dei definitivi. Cosa ne pensi? Oh. No, sono perplessa. Anche tu, meno male. Sempre via anche Giovanni, vedo. Vie alternative, vie più brevi, non lo so. Boh. No, se c'è il decido persistente va tolto. Quindi. Ma dopo? Sì, dopo, a meno che non ci sia una malocclusione ossea ah. o una malocclusione già precedente. Quindi ci può essere una malocclusione o dentale o ossea anche quando ci sono solo i denti da latte. Eh. E quindi in quel caso, se c'è anche traumatismo eh, del dente da latte che batte sulla mucosa da qualche parte, si va tolto. Però no. Ok. No. No, non si ha un'idea così perlegrina dell'allevatore, insomma. No, non, stanno, non stiamo a fare la lista della spesa, secondo me. E decidiamo noi. Cioè. Allora, e vediamo un attimo. Ci sono altri che chiedono il costo dello strumento, ma è già stato detto. Ecco, Corrado chiede il livello di rumore del piezzo per l'operatore. A me piace. <ride> è lo stesso, stesso dell'ablatore... Aspetta, ve lo provo a far, a far sentire se si riesce. E... Si sente? Sì. Eh, sì, fa rumore. Fa rumore, però non va ad aria compressa. Quindi se uno, per esempio, uh, ci cioè, ha riunito con, non con l'aria compressa a muro, non a parete, ma c'ha il compressore anche di quelli super silenziosi di alcuni brand, eh, comunque fanno molto più casino, cioè, il piezzo fa molto meno rumore rispetto a una turbina o un micromotore ad aria compressa. Bene, ce lo lasciamo come sì, sottofondo sonora. <ride> Lascio le, le, i vigneti qua del Chianti vicino a casa mia. Sì, sì. Allora, Claudia. Allora, chiede, è eh, possibile che l'entità del sanguinamento alveolare immediatamente dopo l'estrazione della radice col piezzo sia minore rispetto a farlo senza il piezzo? Nella mia piccola esperienza, noto che mi sanguinano molto meno gli alveoli. Pensavo che fosse per la fisiologica fredda, ma a questo punto non saprei. È l'effetto di cavitazione che favorisce la microcoagulazione, questo è stato proprio dimostrato. Quindi sì, è vero. Sì, sì. Francesco, scusa una domanda, ma visti questi rigogliosi vigneti, ma tu di solito bevi prima, durante o dopo l'intervento? Allora, durante ho difficoltà con il cappello, quello porta bevande e il caschetto. Solo per quello, però? <ride> di solito dopo, quando mi rilasso. Bene, no, mi consola sempre per l'estrazione dei miei di denti da giudizio. Vieni a Firenze, dai! <ride> allora, Laura chiede se eh, eh, ha, ha senso acquistare lo strumento solo per l'odontostomatologia. Immagino che pensi che magari si possa ammortizzare anche in altri modi. Allora, se uno si approccia anche... Ehm magari anche all'oncologia del cavorale di, di base, che vuol dire mandibulectomie rostrali o rim excision, le mandibulettomie marginali, cioè eh, quando andiamo a togliere per esempio i fibromio odontogenici o tumori benigni eh, no? e dobbiamo comunque eh, rimuovere l'osso alveolare, eh, proprio ne trovate un giovamento, no, insomma, un, insomma è perfetto. Okay? Eh, è vero che eh, diciamo anche nella pratica solo di estrazioni dentali io utilizzandolo tutti i giorni eh, che vi devo dire eh, se uno ne fa tante sì cioè se uno ha una casistica importante secondo me può aver senso anche solo per le estrazioni sì. poi se fai anche chirurgia oncologica proprio sguazzi cioè proprio Alla grande. perfetto allora, Leonardo, eh, gentile Francesco, complimenti per la bellissima relazione molto esaustiva. Volevo chiederti: nella patolo nelle patologie endodontiche da traumi spesso autoindotti, pietre, reti, eh, masticativi come corni di cervo, quando abbiamo un'iniziale frattura, scheggiatura e anche un cambio di colore di tutta la corona, ma dall'ispezione parodontale è tutto conservato? È sempre buona regola l'estrazione per non incorrere in necrosi pulpare? Oppure possiamo prenderci del tempo, magari fare radiografie? Allora, se la frattura è complicata, che vuol dire che eh, la polpa è in comunicazione con il cavoralo, e non do dobbiamo aspettare niente, cioè possiamo fare solo due cose: dobbiamo fare solo due cose, o estrazione o terapia canalare. Basta, cioè non, non c'è né terapia medica, niente. Cioè, questa è l'indicazione. Se invece è una frattura eh, non complicata, eh, in realtà anche lì dovremmo intervenire con, per esempio, le tecniche di restauro: quindi andare a chiudere i tubuli dentinali che, che la dentina ha, che quindi sono una via d'accesso eh, per i batteri, eh, con le resine di solito fotopolimerizzabili. E il discorso del salute parodontale quindi eh, dell'elemento dentale eh, quindi se con il sondaggio parodontale il dente in realtà è un parodonto sano ci potrebbe ancora di più eh, consigliare eh, di, di fare la terapia canalare perché un dente fratturato o con lesioni periapicali ma con un parodonto sano è un ottimo candidato per poter fare la terapia canalare. Bene. Allora, Maria Stella, andiamo sul pratico, quale terapia antibiotica consigli pre e o post estrazione dentale e per quanto tempo? Allora, da diciamo linee guida, eh, la terapia antibiotica andrebbe data solo nei pazienti con comorbidità eh, importanti come eh, diabete, insufficienza renale eh, o cardiopatia. E poi sarei un bugiardo se dico che non, non do una terapia antibiotica. Eh, non è vero, insomma, anch'io la do. Eh, in alcuni casi, eh, magari dove le estrazioni sono poche o dove comunque eh, l'insulto chirurgico è poco, dove c'era diciamo una, mh, non una parodontite, eh, non lo do. Negli altri casi, invece, in pazienti con parodontopatia importanti, lo inizio intraoperatorio. Eh, o qualche minuto prima dell'induzione insomma endovenoso e utilizzo l'ampicillina o la cefalosporina a seconda di dove, di dove mi trovo e cosa c'è disponibile e nel post-operatorio eh, di solito per cinque giorni do sempre amoxillina clavulanico eh, ma nei casi insomma dove c'è parodontite grave preesistente eh, oppure comorbilità, come abbiamo detto, eh, se no, in altri no, non, non lo do. E non lo do praticamente mai preoperatorio: Cioè, devo avere dei segni veramente importanti a livello, non so, di proteina C reattiva, eh, globuli bianchi, aumentati, tossici. Difficile, difficile una situazione del genere. Di solito non lo do mai preoperatorio, ok. Allora Carmelo invece fa un semplice commento, dice i proprietari che vogliono che limiamo i denti di animali cuccioli perché fanno male quando mordono, gli rido in faccia e consiglio di fasciarsi le mani e gli avambracci. Vabbè, ti sarà mai capitato di qualcuno che ti dice voglio limare i denti dei cani? Sì, sì, sì. Gli dico, proviamo, provi lei, poi mi dica. <ride> la limatina come in certe tribù, oh mio dio. Comunque un po' storto proprio lei no allora ehm, mi, mi ero appuntata anche questa domanda allora riguardo il rischio di frattura ci sono vantaggi con l'estrazione con piezo rispetto a quella tradizionale hai in parte risposto ma me l'ero appuntata che era stata messa in chat all'inizio ah mandibolare sì decisamente sì um... La maggior complicanza, eh, una delle maggiori complicanze in corso di estrazione degli ottavi inclusi in umana è la frattura della mandibola. Eh, può succedere che non togliata ti rompe la mandibola. Con il piezzo questo praticamente è quasi azzerato eh, perché eh, togliamo meno osso e possiamo inserire l'inserto eh, tra l'elemento dentale e l'osso. Quindi ehm, andiamo a fare... Molto meno lavoro manuale con le leve. E quindi, eh, sì, decisamente sì. sì. Valeva la pena insomma fare quei 100 chilometri, anche per te? Sì, eh? decisamente. <ride> allora, l'ultima domanda, Francesco, esegui sempre lo studio radiografico intraorale completo? Sempre di tutta la bocca in tutti i pazienti, sempre. Quindi prima e dopo, sì, ora, eh, potenzialmente. Bisognerebbe farlo sempre anche dopo. Eh? E nei gatti, per esempio, con la gipostomatite assolutissimamente lo faccio sempre, negli altri casi dipende. Uno dai tempi eh, dell'anestesia: eh, se è tutto stabile, se è tutto a posto, ovviamente per la sicurezza del paziente, e... però tendenzialmente andrebbe fatto. Non lo faccio proprio sempre in tutti i pazienti, perché veramente a volte Ora, non è che sempre per i dire di, di sto piezzo. Però eh, mi risulta veramente meno probabile di fratturare la radice con il pienzo. Eh? Alla fine, se diciamo, viene scalzato in maniera integra la radice, eh, lo possiamo evincere proprio dal, dalla forma, ma soprattutto dal dall'apice, eh? uh -huh. che è estremamente liscio. Se invece c'è anche una microfrattura diventa ruvido eh? Eh, quindi dove ho dubbi sicuramente faccio faccio le lastre eh, però non sempre tutti tutti al 100% dei pazienti faccio delle lastre complete post estrazione okay. allora io eh, ho finito di leggere le domande volevo chiamare di nuovo caterina se sei qui ci fai compagnia mentre salutiamo i colleghi sì. eh, ecco ti ho fatto il video anche Caterina ha sofferto con noi guardando la presentazione, vero? mi ha ricordato i miei appuntamenti dei giorni scorsi dal dentista. Eh, sì, Tut tutti amiamo e odiamo mia. i nostri dentisti, forse anche i nostri animali amano e odiano il loro dentista. Allora, io ringrazio tutti quanti che ci hanno seguito fino adesso, so che andrete adesso a aprire le cliniche, quindi eh, l'ora si è fatta tardi. Vi invito a eh, stalkerare il nostro relatore che ha avuto il, il, proprio l'incauta idea di darci a disposizione la sua email. Io lo seguo anche su Instagram, fatelo anche voi. E ringrazio tantissimo Virbac che ci ha permesso di essere qui oggi. Saluto tutti quanti, eh, ci rivediamo a settembre sugli schermi. Però mi raccomando non vi dimenticate di noi perché noi stiamo lavorando mm? per avere un autunno... Il più, il più ricco possibile di formazione. Francesco, ti rivogliamo assolutamente con noi. Dobbiamo preparare altre cose insieme. Sì, troppo buoni. <ride> grazie, grazie a, a tutti. tutti, grazie Francesco. Grazie Linda, grazie Cristiano. <ride> grazie a tutti, buon pomeriggio e buona estate.